Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate più di un anno fa quando Fimi presentò l'X8 SE 2022? Insieme a quel drone presentò anche uno smart controller, un dispositivo che è sembrato subito molto interessante, che però non è mai arrivato in maniera fisica. È sempre stata una pubblicità disponibile nella pagina di Fimi, ma a livello materiale non c'è mai stato, mentre adesso posso dirvi che è arrivato. Sì, perché dal 27 di giugno nello store ufficiale di Fimi sarà possibile prenotarlo a 369 euro. Infatti, come vedete, c'è già un countdown che ci dà appunto la possibilità poi di andare a fare il preordine, e le spedizioni inizieranno dal 2 di luglio. Ragazzi, dal punto di vista tecnico è davvero molto molto interessante. È una sorta di lui, ma con le caratteristiche più avanzate, molto più simili. La versione del controller smart DJI, quello più costoso, quello che costa circa 1000 euro, che troviamo anche su Amazon, mentre lui è una versione un po' più low cost, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle funzioni. Infatti le caratteristiche, ragazzi, di questo smart controller di Fimi sono davvero impressionanti, ed eccolo qua. Si chiamerà Fimi TX10, avrà la trasmissione Reolink, quindi è compatibile solo con Fimi X8 SE 2022 e Fimi X8 SE 2022 versione 2, avrà appunto la trasmissione Reolink che gli dà 10 km di range in FCC, abbiamo un display da 5.5 pollici con una risoluzione di 1080p, è davvero tanta roba. E se andiamo qua a vedere il dettaglio delle caratteristiche, abbiamo detto Reolink 5.5 pollici 1080p, abbiamo la possibilità di inserire una SIM per avere una rete 4G, abbiamo un processore, come vedete, octa-core. Abbiamo un'uscita HDMI, quindi anche questa è una cosa davvero super interessante, perché è possibile appunto trasmettere l'immagine su un qualsiasi altro monitor, e questo è davvero fantastico. Abbiamo una presa Type-C per la ricarica, e abbiamo un'altra cosa davvero interessante, che è la luminosità. Sì, perché lui avrà una luminosità di 1000 nit. Cosa vuol dire 1000 nit? Calcolate che lui, questa versione, cioè la versione del DJI Mini 3, è 700 nit, mentre 1000 nit li abbiamo appunto sull'RC Pro, il controller DJI da 1000 euro. Quindi, se veramente queste caratteristiche saranno rispettate nella realtà e non solo a livello di scheda tecnica, tanta tanta roba, soprattutto per un discorso di prezzo, perché qua parliamo di un controller, come avete visto, che in preordine costa 360 euro circa, ed è davvero pazzesco rapportati ai 1000 e passa euro dell'RC Pro di DJI. Dal punto di vista estetico, come vedete, è molto simile a lui, l'RC Pro, di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, praticamente è identico per quanto riguarda appunto l'estetica. E poi abbiamo Android 9 e in più la possibilità di avere una ricevente che si chiamerà RX10, che si chiamerà RX10, e la possibilità di far funzionare altri dispositivi e soprattutto altri droni autocostruiti con i vari software open source. Praticamente diventa un controller, se vogliamo, universale, perché è davvero utilizzabile sotto tanti aspetti, appunto sfruttando un discorso open source e di possibilità di applicazioni installabili su Android 9. E qua ritroviamo il discorso del 4G. Come vi ho detto, è possibile inserire una SIM per la rete 4G e da quello che si capisce, almeno da questa schermata tecnica, il drone potrà essere controllato anche sulla rete 4G oltre che sulla rete Wi-Fi, almeno così sembra, e questo è incredibile. Però c'è scritto che è funzionante solo nei paesi in cui è accettata questa funzione, e capite che in 369 euro tutto questo è fuori di testa, se fatto e funzionante come deve essere. Ovviamente, se sono solo parole scritte e poi sui fatti funziona tutto, magari anche no, ma a questo prezzo, ragazzi, ha le caratteristiche di lui e anche di più di lui, se vogliamo, sotto
certi aspetti, quindi davvero pazzesco, non lo so, davvero mette tanta curiosità, perché comunque c'è stato più di un anno di attesa, io pensavo che non arrivasse mai, perché comunque pubblicizzato più di un anno fa, e invece Fimi a sorpresa, mentre Fimi mi sorprende, tira fuori questo bellissimo device. Avete un paio di giorni per pensarci, perché il 27 c'è questo preordine, poi probabilmente viene chiuso il preordine, poi sicuramente tornerà in vendita magari dopo ad un altro prezzo, perché questo è il prezzo appunto di lancio, poi magari il prezzo di vendita post diciamo lancio magari è un po' più alto, però ragazzi è pazzesco, è davvero davvero pazzesco il rapporto prezzo è quello che ci viene dichiarato che è in grado di fare questo smart controller di casa Fimi. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho dato queste informazioni e queste novità riguardanti il nuovo smart controller di Fimi vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler di quello che arriverà qua sul canale, spoiler di posti dove vado a far volare i miei droni. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ciao e al prossimo video.